Giuseppe Pellizza da Volpeno è l'autore di questo dipinto, realizzato tra il 1900 e il 1902 e intitolato Tramonto o Il Roveto. Il pittore è famoso soprattutto per il Quarto Stato, una grande tela di ampio formato, oggi conservata presso la Galleria d'Arte Moderna di Milano, dove raffigura un corteo di lavoratori, uomini e donne insieme, che marciano compatti verso lo spettatore. A differenza di quel dipinto, però, la tela Ricci Oddi è completamente priva di ogni presenza umana. Il soggetto è un cespuglio, osservato con uno sguardo molto ravvicinato, così da occupare quasi interamente la tela e da dare l'impressione di essere immersi nel cespuglio stesso. Il pittore raffigura il Roveto contro luce e sceglie un momento molto suggestivo, quello in cui il giorno cede al tramonto. La pittura si distende in filamenti di colore molto sottili, a tinta unita, che danno al quadro un andamento palpitante, e la parte superiore della tela, che ha una forma ricurva, ricorda le antiche pale sacre, così da dare solennità a questa rappresentazione. Oltre alla storia degli uomini, oltre alle loro vicende e alle loro lotte, vi è la natura, con il suo respiro ampio, con la sua bellezza, con la sua forza rigeneratrice. E allora anche le vicende degli uomini si ricompongono e acquistano un altro peso, se guardate da questa dimensione che prescinde dalle esistenze dei singoli e parla a tutti di una natura che è vita ed armonia.